Con Nicola Dall'Oglio una conferenza stampa indetta per parlare un po' di beni culturali e per parlare un po' di anche di rivalutazione della città. Sì, noi oggi volevamo fare una proposta per la città perché crediamo che ormai sia venuto il tempo dei progetti, delle proposte, quelli che questa amministrazione non ha saputo assolutamente mettere in campo pur avendone i mezzi, gestendo tutta l'amministrazione comunale. Allora ci troviamo qua all'ingresso della Pilotta e crediamo che questa dovrebbe diventare la porta d'ingresso della città storica, il luogo di accoglienza per tutti i turisti, i visitatori che arrivano qua dalla stazione, al parcheggio Tosca, arrivano qua con i pullman. Tutti i turisti arrivano e vengono lasciati qua. Ci sono tanti cartelli che indicano di andare verso l'ufficio turistico, i bagni pubblici, le cose che servono ai turisti, ma poi in realtà non si trovano perché sono dispersi per la città. È notizia recente la chiusura dell'info point della provincia, quindi un punto di informazione che si viene a chiudere. Noi rilanciamo, diciamo che questa deve essere la porta dove si hanno le informazioni e di fare un accordo tra comune e soprintendenza affinché vengano riutilizzati i locali sotto i voltoni del guazzatoio, locali che erano già stati utilizzati per le mostre del Correggio e del Parmigianino, per cui esiste un progetto dell'architetto Canali che prevedeva appunto la realizzazione di un bookshop che per alcuni anni anche ha funzionato, ma si potrebbe fare l'ufficio turistico unificato a questo punto, cercando anche di dare una risposta ai problemi del personale dell'InfoPoint, personale qualificato che potrebbe in un ufficio turistico rafforzato, visto che vogliamo diventare città della cultura, capitale della cultura 2017, facciamolo nel 2016. Ecco, questi sono i locali dove si potrebbe avere l'ingresso e avere l'ufficio turistico. Adesso vedremo qua che c'è il bookshop, ci sono ancora le scaffalature e tutto l'impianto di illuminazione. Praticamente non c'è moltissimo da fare da un punto di vista dell'investimento. Guardate, qua dentro ci sono, era il vecchio bookshop della mostra del Correggio e del Parmigianino. E dietro ci sono degli altri locali che potrebbero essere utilizzati, erano già predisposti per fare un ristorante, un bar, che poi si apriva sul cortile del guazzatoio, uno dei luoghi più belli di Parma ed è un luogo che non è possibile visitare per i normali cittadini, infatti i cittadini non lo conoscono. Ecco il cortile del guazzatoio, veramente un gioiello che però rimane chiuso nel suo scrigno perché non si riesce a renderlo visitabile. Un'altra cosa importante di questo cortile è che potrebbe essere utilizzato per fare dei concerti. Il regolamento comunale già lo prevede, pensate ad avere dei concerti estivi dentro questo cortile, si potrebbero fare concerti fino a 1000 persone e potremmo risparmiarci tutte le polemiche che abbiamo vissuto quest'estate e anche i flop incredibili in Piazza del Duomo, quando addirittura era saltato il primo concerto. Qua non ci sarebbero problemi, non ci sarebbero disturbi, uno scenario meraviglioso, e in più il cortile potrebbe essere in qualche modo presidiato e reso vivo dalla presenza appunto magari di un bar con dei tavoli all'aperto. Insomma, qua si tratta di iniziare a pensare un po' alla città del futuro. Questa è la porta, questo è una sorta di atrio e questo è il nostro salotto. Salotto è Piazzale della Pace. Che peraltro è presidiato solo da macchine della municipale. Da macchine della municipale è un salotto e foglie assolutamente, assolutamente trasandato ed abbandonato. Abbiamo una fontana che non funziona più da anni, l'illuminazione è garantita da delle torri faro che nemmeno in un cantiere edile vengono tenute così brutte, con dei blocchi di cemento, ci sono dei bidoni della spazzatura messi così a caso in mezzo al prato. Basterebbe molto poco, un po' di cura, di arredo, una migliore illuminazione per renderlo quello che è. Noi quando invitiamo in casa le persone nel nostro salotto abbiamo, non so, la parte migliore, meglio tenuta. Ecco, il nostro salotto è messo in questo modo. Tutti interventi che richiedono pochissimi soldi. Noi spenderemo tantissimi soldi per fare un progetto inutile come Emilia, che costerà 1.600.000 euro per abbassare strada Romagnosi, non si capisce perché, forse perché Alinovi vuole lasciare il suo segno del suo mandato. Credo che se ne spenderebbe molto meno, semplicemente per riaprire degli spazi alla città e dare nuove funzioni che garantirebbero poi presidio e sicurezza. Non dimentichiamo questo aspetto. Tu citavi prima lo studio Canali, citavi prima la sovrintendenza, l'impressione è che più che i soldi siano mancate le capacità di dialogo e di
chiamiamola joint venture, usando un termine un po' più dell'economia. Cioè... Guarda, quello che è mancato dall'inizio, e lo abbiamo sempre detto, è la progettualità. Prima di tutto ci vogliono delle idee e dei progetti. Dopodiché, se uno ha delle idee e dei progetti, ci vuole anche la capacità di portarli avanti, di realizzarli e di portarli fino in fondo. Qua mancano sia le idee e i progetti che la capacità di costruire poi le condizioni per realizzarle. Chiaro che questo non è una cosa immediata e scontata, nel senso che non sono spazi del comune, ma sono spazi della soprintendenza. La soprintendenza ha subito un processo di riordino, non c'è più la vecchia soprintendente Utili, che era molto interessata a questa idea progettuale, ma vanno costruite. E credo che se una città come Parma si vuole candidare a essere capitale della cultura italiana nel 2017, beh, allora si deve preparare in maniera adeguata, e questo potrebbe essere davvero il portale per tutti i turisti che vengono qua a Parma e che vengono a scoprirla. Da qua poi partono tutti i percorsi di visita che portano al Teatro Regio, portano alla Camera di San Paolo. Qua c'è un polo museale dei più importanti a livello nazionale, quindi cioè, tutto questo può essere portato a sistema, basta avere delle idee e un po' di capacità progettuale, di rapporti. Auguri averle, ciao!